Vedo che anche Andrea Castagna e Sara che... Ed eccoci qua, a distanza di un anno, l'anno scorso l'abbiamo lasciato come ronde, quest'anno troviamo il primo rally d'estate. Sono cambiati i regolamenti, ma il rally è sempre a Cuornier. E questo ci fa enormemente piacere, perché siamo un assessorato brillante, rombante come Cuornier, come ripeterò sempre, Cuornier rombante come giusto che sia. Siamo contenti perché le prove sono piaciute moltissimo, quella via il Pre, Prascorsano, tutte le prove che ci sono state, e a sentire i concorrenti sono stati veramente contenti. Siamo molto contenti del risultato ottenuto. Abbiamo fatto questo cambiamento della gara, che è diventata un rally nazionale da una ronde. Il numero dei partecipanti ci ha dato ragione, è stato un successo con oltre 100 partecipanti e molto pubblico, mi hanno detto, lungo il percorso, e quindi il gradimento c'è stato sia per i piloti che per il pubblico, siamo molto contenti. La classifica vede come vincitori assoluti del rally l'equipaggio Shent Florean sulla Punto Super 2000, seguiti dall'equipaggio canavesano Bausano Scali, e terzi un altro equipaggio canavesano che sono Castagna Farinella. Per quanto riguarda invece il rally storico, abbiamo il successo di Ivan Fioravanti su Forsierra, seguito da Riccardo Errani, un ex pilota del Mondiale Rally, su Lancia Delta, e il terzo posto è stato conquistato dall'equipaggio biellese Gibello, sempre su Ford. Altro importante evento sportivo, sempre a Cuornier, siamo felici di aver potuto dare comunque la possibilità agli appassionati dei rally di poter passare una 2 giorni importante. Beh, tutto questo grazie ad Alessandro Meneghetti, alla quale comunque personalmente come assessorato e come città di Cuornier vogliamo comunque ringraziare e ricordare l'ideatore, suo padre Paolo. Una persona eccezionale che per i motori ha sempre dato qualcosa di importante.